Una vita a favore del prossimo, di chi soffre, di chi da solo non ce la fa. Giovanni Verga, papà di quella Maria Letizia strappata troppo presto alla vita da una forma micidiale di leucemia, artefice del comitato che da 40 anni lavora, sensibilizza e raccoglie fondi per molteplici finalità sociali, ma anche più di recente dell'associazione Sulle Ali che si occupa di malati terminali, sarà premiato dalla sua Varese e dalla famiglia Bosina con la Girometta d'Oro. Appuntamento in Salone Estense, domenica 5 maggio alle ore 10. E lui ha creato proprio un gruppo, proprio di famiglie direi, con bambini che hanno lo stesso problema e da lì ha sviluppato tutta una struttura incredibile che va dalla famiglia, ai genitori, alla tecnologia, allo studio, all'università, addirittura anche al trapianto, alle analisi fatte velocissimamente e soprattutto alle innovazioni che ci sono anche in tutto il mondo e che stanno portando avanti perché è un tema questo che ancora non è stato risolto al 100%. Dopodiché la giornata proseguirà all'insegna della tradizione, della messa con il rito del faro e della fiaccolata. Che parte alle 6 con la benedizione al Sacromonte, alle 6 e un quarto in realtà dal Sacromonte, fa 47 km, gira tutti i rioni della città e quindi tutte le zone di Varese, i vecchi rioni eccetera, per portarla prima qua al premio della Girometta d'Oro a Palazzo Estense e poi raggiungerci fino con il corteo fino all'entrata della chiesa dove verrà consegnata al sindaco di Varese che consegna la fiaccola al nostro prevosto Panighetti con la quale lui accenderà il rito del faro in chiesa. Prima della fine della messa ci sarà anche un premio alla mamma dell'anno che quest'anno rispetto agli ultimi anni che lo davamo a delle mamme, quindi principalmente alla mamma perché aveva tanti figli e doveva curare la sua famiglia, invece la diamo a una signora che oltre ad essere una mamma ha creato una casa famiglia anche per gli altri.